tempo una settimana e la Mahle S.p.A. comunicherà se intende rendere disponibile il sito produttivo, condizione necessaria alla reindustrializzazione dell'area dove si producevano pistoni. Un piccolo passo raggiunto al tavolo tra rappresentanti dell'azienda e sindacati e l'assessore alle attività produttive Erminio Restaino. La regione, con delibera di presa d'atto della sentenza del TAR che ha annullato la graduatoria del precedente bando, è pronta a mettere in campo un nuovo avviso con procedura accelerata. I sindacati chiedono la proroga della cassa integrazione che scadrà il prossimo 22 marzo, deroga grazie alla quale i 106 lavoratori non andrebbero in mobilità e resterebbero così legati alla Mahle per poi essere ricollocati dall'azienda subentrante al processo di reindustrializzazione. L'assessore Restaino ha garantito che la regione si metterà subito al lavoro per effettuare tutte le verifiche del caso. Sì, è già importante che siamo riusciti a riportare al tavolo tutti gli interlocutori rispetto a una situazione difficile. La regione ha mantenuto gli impegni che aveva assunto e ha riconfermato l'impegno alla deliberazione di un nuovo bando. Oggi ci sono delle verifiche da fare, delle questioni da risolvere in sede di trattativa sindacale